Assessore, ieri c'è stato un incontro del PD con i cittadini delle zone che saranno interessati dal parco urbano che sta prendendo sempre più forma anche sotto punto di vista del progetto, visto che c'è stata una vincita del concorso di idee, quindi c'è perlomeno già l'idea di come e cosa avverrà. Sì, lo studio Silva è uno studio di Bologna che è risultato vincitore di questo concorso di idee, ha vinto anche una cifra importante che copre un po' le spese che hanno sostenuto, è stato assegnato questo premio da una commissione indipendente. E abbiamo raccolto molte idee perché sono arrivati proposte a questo concorso da tanti studi di primo piano a livello nazionale e anche oltre, e anche stranieri, e abbiamo quindi premiato questo concorso, questo progetto. Adesso da questo progetto, da queste idee che ci sono arrivate, stiamo per tramutare le idee in un progetto esecutivo, e quindi a breve verrà assegnato un incarico per quanto riguarda il piano particolareggiato del parco, e quindi a step, un passo alla volta, anche in funzione dei soldi che abbiamo, percorreremo questo percorso che porterà ad avere un parco bellissimo, io spero, e comunque di una ampia dimensione vicino al quartiere di Vallato, e credo che questo sia un obiettivo che questa amministrazione si era posta, che il PD insieme a tutti gli altri partiti che sostengono l'amministrazione avevano messo al centro del loro programma, e ci stiamo riuscendo dopo un lavoro intenso che è stato quello di acquisire le aree, quello di fare una variante urbanistica, quello di trovare i soldi per fare il concorso di idee, e adesso quello di trovare i soldi per fare il piano particolareggiato. Quindi il Partito Democratico e gli altri partiti che fanno parte della coalizione ieri sera hanno espresso il loro sostegno a questo progetto. Abbiamo parlato con la gente, abbiamo illustrato il progetto che insomma ha vinto, ma abbiamo ascoltato anche i suggerimenti che arrivavano dal quartiere in una affollata iniziativa pubblica, e ovviamente tutte le idee, i suggerimenti saranno tenuti in considerazione, perché pensiamo di continuare quel percorso partecipato che ci ha portato fin qui ad avere finalmente qualcosa di concreto. Ci sono i soldi, quindi, ci sono le idee, l'area è nostra, adesso non ci sono altri ostacoli alla realizzazione di questo parco che noi riteniamo molto importante per la città.